Sofia, un momento di questi 5 anni da tenere per sempre. Sicuramente tutta l'esperienza di questi 5 anni, ma anche le amicizie scaturite sia dentro che fuori la classe, ma anche con l'esperienza Erasmus che ho intrapreso in Olanda, sia l'anno scorso che quest'anno. E nel futuro? Nel futuro mi piacerebbe fare medicina in inglese, perché pensavo inizialmente che volevo aiutare le persone attraverso l'insegnamento, infatti ho fatto le scienze umane. Però con la passione per la scienza di questi ultimi anni sono decisa di aiutare le persone, ad aiutarle in ambito medico. Irene, quinta liceo scienze umane, un momento da tenere per sempre. In realtà ogni momento vissuto in questa scuola sarà un bellissimo ricordo e rimane comunque indelebile dentro di me. Ricordo con grande affetto tutte le interazioni avute con i bambini delle medie, delle elementari, le possibilità che questa scuola mi ha dato e che comunque mi hanno fatto un po' scoprire anche me stessa. E soprattutto il costante appoggio e supporto da parte dei docenti che comunque mi hanno spronata verso quello che poi è stata la mia scelta per l'università. Infatti spero di poter entrare in medicina e gli insegnanti comunque mi hanno spinto tanto in questa direzione, magari aiuti e consigli. Filippo, quinto istituto professionale sociosanitario, un momento per sempre. Trovare un momento che rimarrà per sempre, oddio, ce ne sono tanti momenti che mi rimarranno dentro. Indelebili. Passare 5 anni qua dentro è stata una delle più belle esperienze che abbia fatto. Sono cresciuto tanto, non solo sotto il punto di vista studentesco, diciamo, anche come persona. Penso che un ricordo preciso, vivido, è quello della lettura di un testo in memoria della strage di Capaci in un liceo scientifico a Milano. Trovare davanti talmente tante persone pronte ad ascoltarmi e sapere quella che era l'opinione della mia voce. È veramente fantastica come esperienza. Nel futuro? Il futuro lo vedo sempre nell'ambito psicologico, più su un punto di vista formativo, diciamo, quindi continuare il mio percorso, l'obiettivo sarebbe quello di laurearmi in psicologia e successivamente passare, diciamo, dall'altro lato della cattedra. Allora, Gaia, quinta scienze umane, un momento che durerà un eterno. Sicuramente l'esperienza Erasmus in Norvegia, che mi ha cambiata, mi ha fatto scoprire posti nuovi, mi ha fatto conoscere persone molto interessanti che hanno lasciato il segno dentro di me. E inoltre l'esperienza con i bambini durante il percorso di PCTO o durante il campus estivo qui presso l'Istituto Barbara Melzi. E nel futuro? Nel futuro ho deciso di proseguire il percorso un po' delle scienze umane. In particolare psicologia, così insomma da coronare un po' questo percorso umanistico. Emma, quinta liceo economico-sociale, un momento che durerà un'eternità. Sicuramente le esperienze Erasmus, io sono andata sia in Olanda che in Norvegia e ho avuto l'occasione di approfondire sia amicizie che avevo già stretto alle medie, perché ho frequentato anche le medie qui a De Barbara Melzi e anche le conoscenze che ho stretto con compagni che prima effettivamente non avevo mai incontrato di altre classi e poi vi è sempre l'esperienza PCTO che ho svolto presso la scuola dell'infanzia, quindi con i bambini. Proprio perché in futuro vorrei continuare verso questa strada e studiare psicologia, ma lavorare sempre nel ramo dell'infanzia. Carola, quinta liceo economico-sociale, un momento che durerà un'eternità. L'esperienza Erasmus che ho avuto la possibilità di fare sia l'anno scorso che quest'anno, entrambe le volte in Olanda, sia quella individuale che quella di gruppo, che mi ha permesso di conoscere una nuova cultura e utilizzare la lingua inglese. E nel futuro? E andrò a fare mediazione linguistica proprio per continuare la conoscenza della lingua inglese e anche spagnola.